Chiodo. Speakeasy. Ma che in questo momento non si trova assolutamente in città, si trova nelle Marche, perché sono andata a trovare il mio ragazzo che da un annetto a questa parte è stato trasferito qui per lavoro, quindi di tanto in tanto vi faccio rivedere questa location, specialmente nel bagno, perché spesso parliamo insieme e vi do un pochino un aggiornamento mentre mi preparo, ed è quello che faremo oggi. Oggi è lunedì e starò qui fino a domani a luna, prenderò il treno da Ancona per tornare a Milano domani, perché mercoledì ho un po' di cose di lavoro da fare e anche cose personali che devo appunto fare a casa e in città. Ho un po' di aggiornamenti da darvi, sia riguardo la casa, ho finito un libro e ne sto finendo un altro, quindi parleremo anche di questo, e poi domani smistiamo le cose e sistemiamo un pochino casa insieme una volta rientrati a Milano. Tutto qua, per il momento volevo solo fare questa introduzione, adesso mi asciugherò i capelli e poi facciamo insieme la skincare. Prima di finire di vestirmi, truccarmi e continuare appunto la giornata, ci tenevo a parlare un pochino della mia beauty routine, ossia della mia skincare, dal momento che sono un po' di settimane che, l'ho confessato anche a voi, non sono assolutamente, cioè ho avuto mesi abbastanza stressanti e non sono stata soddisfatta con la texture e la mia pelle in generale. Sono una persona con una pelle grassa ma estremamente reattiva e sensibile, quindi ce le ho tutte. Se vi dico che un prodotto è buono, fidatevi, perché trovare dei prodotti che funzionano per me è veramente difficile, perché da una parte devo utilizzare prodotti e acidi che in qualche modo aiutino le mie impurità, i miei occasionali brufoli ormonali, allo stesso tempo devo stare molto attenta con quello che utilizzo, perché la mia pelle reagisce veramente male e comincio ad avere rossori, puntini, bruciori e mi si secca tantissimo e mi si arrossa tantissimo la pelle, e poi per cercare di sfiammarla mi ci vogliono un bel po' di giorni, se non settimane. Di conseguenza questa è la mia beauty routine al momento anti-impurità, che ha migliorato tantissimo la mia pelle. Basta tornare un pochino indietro a vedere i miei ultimi vlog e vedere, appunto, constatare quanto la mia pelle sia migliorata. Adesso ho ancora qualche brufolino che mi resta dal momento che sono nella mia fase mestruale, però sono felicissima appunto di mostrarvi i prodotti che sto utilizzando e che mi sono portata dietro anche nelle Marche. Così come una buona morning routine e una buona giornata inizia dalla sera, allo stesso modo una buona skincare routine inizia la sera prima. Vi ho già mostrato qualche clip ieri utilizzando il mio Bioretinal Night Serum di Freshly. Questa sezione del video è gentilmente sponsorizzata da questo brand di cui sono fedelissima e che utilizzo ormai da tantissimo tempo. E appunto, prima di iniziare a parlarvi degli altri prodotti che andrò ad applicare oggi sulla mia pelle, ci tengo un attimo a focalizzarmi su questo prodotto, su questo siero vegano, che permette di ridurre sia l'acne ma anche i segni dell'invecchiamento cutaneo, a cui dopo i 25 si inizia a prestare particolarmente attenzione. Probabilmente, se masticate un pochino di terminologia in termini di skincare e cura della pelle, conoscete il retinolo. Questo invece è un retinoide ottenuto biotecnologicamente, che, come vi ho già detto mille volte, è un ingrediente che ha la funzione di accelerare la produzione di collagene e il rinnovamento cellulare, per avere come risultato una pelle molto più liscia, più levigata e apparentemente luminosa e giovane.
La cosa che mi piace di più rispetto al retinolo di questo prodotto è che è adatto per le pelli sensibili e ha un'azione antinfiammatoria e antibatterica, quindi perfetto anche se come me avete quei brufolini dolorosi che vi vengono appunto pre o durante il ciclo. Non so se anche voi, ma io ho sempre paura di utilizzare questi prodotti senza sapere come. Ovviamente dietro le confezioni c'è sempre scritto tutto, però personalmente io lo utilizzo prima di qualsiasi altro prodotto la sera, magari qualche prodotto idratante appunto che metto subito dopo di questo, però mi piace aspettare 15 minuti, quindi lo lascio agire per 15 minuti e poi continuo con la mia skincare. E come avete potuto vedere anche dalle clip precedenti, metto praticamente 3-4 gocce con l'aiuto della pipetta e massaggio la pelle appunto totalmente asciutta, non umida, e nulla, lascio agire e ci vado a dormire la notte. Il giorno dopo continuo con altri due prodotti sempre di Freshly che sto utilizzando sempre dallo stesso periodo in concomitanza con il Bioretinal Night Serum, e ossia un contorno occhi e questo Azelaic Radiance Face Treatment, che è appunto costituito dall'acido azelaico. Per prima cosa ci tengo a parlare del contorno occhi. Ci sono molte persone che pensano che non è assolutamente necessario comprare una crema per il contorno occhi, dal momento che una crema vale l'altra. Se mi devo idratare il viso, perché non idratare allo stesso tempo anche il contorno occhi? In realtà ho scoperto, fortunatamente fin dall'inizio, da quando ho cominciato ad appassionarmi di skincare, che la pelle del contorno occhi è 5 volte più sottile rispetto al resto del viso, ed è per questo che è la prima a mostrare segni del tempo e segni di stanchezza. Io ultimamente, come già sapete, come già ho condiviso con voi, sono estremamente stanca a causa trasloco, problemi di salute e altre cose personali. E veramente, cioè, mi metterei contorno occhi tutto il giorno, tutti i giorni, perché l'effetto idratante e la luminosità e la leggerezza, diciamo, che dà sia a livello di sensazione che a livello appunto estetico, a livello visivo, è eccezionale. E questo è super leggero, la confezione è comodissima da portare in giro ed è anche super cute perché è rosa. E nulla, questo lo metto tutti i santi giorni, sia la sera che la mattina. E poi andiamo a parlare di un altro ingrediente che a me inizialmente faceva molta paura, appunto quando ho iniziato a informarmi su questo mondo, e ossia l'acido azelaico, che è fantastico se lo si sa utilizzare correttamente per curare l'acne e anche la cuperosa, quindi perfetto per le pelli grasse come me che hanno l'acne, ma anche le pelli sensibili. E il motivo per cui l'acido azelaico è un prodotto così magico che riesce a targettizzare sia l'acne che la pelle sensibile è il fatto che ha un'azione antibatterica che quindi aiuta sia a sfiammare che allo stesso tempo a togliere letteralmente i batteri dell'acne. Quindi una cosa assolutamente fondamentale che io ho notato utilizzando l'acido azelaico è che non mi irrita la pelle, il che è fantastico, attenua i rossori, è adatto a qualsiasi tipo di pelle e ha di gran lunga ridotto le mie macchioline di acne che mi erano rimaste soprattutto in questa zona. Adesso si stanno ancora piano piano sfiammando e se ne stanno piano piano andando, ma la situazione è molto molto meglio di prima, e ci tengo a ricordarvi il fatto che io non utilizzo filtri, non utilizzo luci, non utilizzo niente. Questa è la mia pelle così com'è, come la vedete, come la potreste vedere anche nella vita reale. Ho semplicemente le luci del bagno accese e la luce naturale che viene dalla finestra. Quindi questi sono i tre prodotti fenomenali che utilizzo la mattina, alcuni la sera, per questo viaggio che sto facendo contro l'acne, per cercare di prevenire e curare appunto la mia pelle particolare. E un altro prodotto che purtroppo mi sono scordata, che non ho portato qui nelle Marche, ma che utilizzo costantemente, ormai lo utilizzo praticamente da 2 mesi e ve ne ho già parlato su Instagram, sia nelle storie che nei reel, vi lascio il link sotto in descrizione, è sempre di Freshly il siero alla vitamina C, che è fenomenale a mio parere, semplicemente perché non mi irrita la pelle. Sono sempre stata molto curiosa di utilizzare la vitamina C, ma ho sempre avuto un rapporto altalenante con questo ingrediente, semplicemente perché tende a irritare tantissimo la pelle, almeno a me. La cosa bella di questo ingrediente, come probabilmente già sapete, perché è un attivo molto molto più famoso rispetto a questi, magari se ne sente molto più parlare, non solo illumina tantissimo la pelle e gli dona moltissima morbidezza, ma forse non lo sapevate, protegge anche dalle luci blu. Per chi lavora tanto al computer come me,
è una cosa veramente utile, e anche dall'inquinamento, che per me è anche fenomenale, dato che vivo in una delle città più inquinate del mondo, Milano. Detto questo, finisco la mia routine con una semplicissima crema idratante e una SPF. Sono felicissima di comunicarvi il fatto che tutti voi avete il 25% su tutto il sito Freshly, più la spedizione gratuita, utilizzando il codice che vi lascio qui sullo schermo e sotto nella descrizione, in cui potete appunto vedere tutti i prodotti che ho utilizzato, ve li scrivo tutti sotto, e potete allo stesso tempo curiosare se avete altre necessità sul sito di Freshly. Sul mio divanuccio stavo finendo una cosa di lavoro, stavo facendo uno script per un reel che uscirà molto presto con un brand con cui collaboro continuamente, un brand di psicologia online che probabilmente già conoscete. Sono felicissima sempre di lavorare con loro. Comunque siamo qui seduti su questo divanuccio per parlare un momento di libri. Il primo libro che ho finito mentre andavo nelle Marche è Parlarne tra amici. Il primissimo libro che io leggo di Sally Rooney, di cui ho sentito tantissimo parlare, e di cui leggerò anche gli altri due libri, che sono Dove sei, mondo bello, e il famosissimo Persone normali, Normal People. Innanzitutto, senza spoiler, vi dico che cosa ne penso, adesso che ho metabolizzato un pochino, perché sono passati un 4 giorni da quando l'ho finito, e voglio, ovviamente, sempre senza spoiler, così da non dar fastidio a nessuno che magari vorrebbe leggere questo determinato libro, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, nel caso in cui l'abbiate letto e se avete letto appunto gli altri libri della Rooney. Allora, ho avuto bisogno di un po' di giorni per processare questo libro perché mi è piaciuto tanto, ma allo stesso tempo mi ha deluso. Quindi ho sentimenti altalenanti riguardo appunto questo libro perché è un libro senza plot, è un libro plotless, è un libro senza trama, non c'è una trama di questo libro. La Rooney si focalizza soprattutto sulla psicologia dei personaggi. La storia, come dice anche nel retro del libro, parla di quattro persone in realtà, le conversazioni che avvengono tra quattro persone, le dinamiche e le incomprensioni, perché a quanto pare la Rooney è molto molto brava a descrivere le incomprensioni di comunicazione e la complessità dell'animo e della psicologia umana. Comunque riguarda due coppie, due ragazze che precedentemente stavano insieme e che adesso sono semplicemente amiche. Una di queste è la protagonista, che è una potenziale scrittrice che va ancora all'università, e un'altra coppia di un uomo e una donna molto più grandi di loro. Il libro inizia con una cena in cui la protagonista Francis e la sua ex Bobby vengono invitati appunto da questa coppia già sposata, e si creano dei sentimenti tra lui, molto più grande di lei, e Francis, la protagonista. E poi la storia si evolve tra complicazioni e tribolazioni appunto dell'animo di questi personaggi e di come viene interpretato il tradimento. Si parla di gelosia, si parla di amore, si parla di sentimenti, si parla di amicizia e si parla soprattutto di quanto sia complessa la vasta gamma di sentimenti umani.
Ho apprezzato tantissimo la scrittura della Rooney, nonostante bisogna abituarsi al fatto che non ci sono le virgolette durante le conversazioni, quindi la maggior parte del libro sono conversazioni ma non ci sono le virgolette, quindi a volte ci si abitua dopo un po', però all'inizio non si capisce chi è che sta veramente parlando. Da quel punto di vista ho apprezzato la profondità dell'analisi psicologica che la scrittrice ha fatto sui vari personaggi e ho amato particolarmente Francis, ossia la protagonista. Non mi è piaciuta la fine, non sono stata soddisfatta della fine, non mi aspettavo assolutamente che finisse come è finita e mi aspettavo qualcosa di più. C'è stato un momento in cui ai due terzi del libro ci sono state alcune conversazioni che sono avvenute, alcuni episodi che hanno totalmente twistato, hanno totalmente ribaltato la visione che il lettore aveva nei confronti di alcuni personaggi, quindi è stata molto interessante la visione che la Rooney ha dato dei vari personaggi e di come poi alla fine ogni personaggio interpretasse in modo diverso l'altro personaggio. È stato molto interessante a livello psicologico e a livello proprio di dinamica, però non c'è stata trama. E appunto, essendo comunque un libro che parla di tradimento, in base a come si vede, a come si vede questo aspetto, si può dare un'interpretazione diversa e si può essere d'accordo o meno su determinate cose che succedono nel libro. Fatto sta che sì, vi raccomando di leggerlo perché è breve, perché scorre, mi aspettavo che sarebbe stato molto più lento dal momento che non c'è una trama, invece scorre benissimo e tutto sommato mi è piaciuto, gli darei un 4 su 5, mi raccomando, sono curiosissima di leggere gli altri due, però sentimenti altalenanti per me, così come i personaggi hanno sentimenti altalenanti tra di loro. Questo è quello che ho da dire. Ci si affeziona tantissimo ai personaggi, ancora rimasto a questo libro, quindi sto parlando da 8 minuti, direi che vi posso consigliare questo libro. Come vi ho già detto nel video precedente, mi sembra stavo finendo due libri e adesso ho quasi finito Good Materials, ossia Avete presente l'amore, che vado a prendere. Come potete vedere la camera da letto è ancora un macello, mi sono messa in camera perché avevo appunto il libro in camera, alla fine ho detto ma filmiamo qua, pazienza. Questo è il libro che sto finendo di leggere, Avete presente l'amore, un libro di, già ve l'ho detto, una scrittrice che ammiro tantissimo, Dolly Alderton, di cui ho già letto tutto quello che so sull'amore, uno dei miei libri preferiti, veramente carinissimo, ed è un libro che mi sta piacendo tantissimo, c'è un moscerino, semplicemente perché parla praticamente della separazione, quindi del break up, due persone che si separano, ma stavolta il protagonista non è la donna, bensì l'uomo, una cosa molto nuova per soprattutto Dolly Alderton, perché le protagoniste, le sue protagoniste sono sempre donne, e invece mi sto affezionando veramente tantissimo al personaggio di Andy, che è super dolce, un po' imbranato, un 35enne che sta cercando appunto di navigare questa separazione che è avvenuta tra lui e la sua ex voluta da lei. Di conseguenza c'è proprio la storia, anche molto divertente, di come Andy sta cercando in qualche modo di ricostruirsi una vita e delle sensazioni, dei sentimenti dal punto di vista maschile appunto che prova nei confronti di questo capitolo della sua vita che si è chiuso. Per ora è molto molto divertente, c'ho sempre un sorrisetto mentre lo leggo, vi farò ovviamente sapere probabilmente nel prossimo vlog che cosa ne penso una volta finito. Felice per ora delle mie letture. Come vi ho già detto, adesso sono le 4, oggi stamattina ho lavorato e ho messo un pochino in ordine casa dal momento che sono rientrata ieri alla fine alle 7 del pomeriggio, quindi non ho proprio preso la telecamera in mano perché ero stanchissima, non sono stata benissimo con problemi di schiena e collo questi giorni e anche oggi me la sono presa molto con calma. Adesso sto attendendo una chiamata da mia amica indiana, facciamo un FaceTime un po' tutti insieme con i miei ex colleghi e compagni di corso di Londra, quindi niente, sto aspettando questa chiamata, nel frattempo sto finendo delle commissioni e dal momento che ho quasi finito di editare questo video ci tenevo a concluderlo qua. Lo so che ho condiviso molto meno di quello che mi aspettavo, però ho visto che è già abbastanza lungo e non voglio fare video, cioè voglio, lo so che questo video anche supererà i 20 minuti, però sto provando a fare video un po' leggermente più
corti, diciamo 15-20 minuti. Fatemi sapere appunto la vostra opinione riguardo i video lunghi o i video corti, ma mi sto rendendo conto che un vlog di 30 minuti può essere pesante, quindi cerchiamo un pochino di stringere i contenuti, di stringere le cose, per quanto mi dispiace perché io parlerei con voi per ore, ho sempre tantissime cose da condividere. Però questo, ragazzi, questo video è stato molto focused, skincare e libri. Spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere se volete qualsiasi altro contenuto in particolare. Il prossimo video sarà probabilmente l'house tour di casa vecchia, semplicemente perché l'ho girato appunto prima di cominciare il trasloco e ancora non l'ho editato, perché ho avuto così tante cose che sono successe nella mia vita che ho preferito dare la precedenza ai vlog. E poi vorrei fare un pochino un Q&A sulla casa, dal momento che mi fate sempre tantissime domande. Di conseguenza, se avete qualsiasi domanda, curiosità, dubbio, qualsiasi cosa, scrivetemela sotto nei commenti o su Instagram e io proverò a rispondere nel prossimo vlog barra video. Sto cercando anche di fare un po' di video educazionali, quindi magari tips, consigli sia a livello di salute mentale che a livello appunto di interior design. Mi sto un pochino organizzando e niente, passerò la giornata appunto a casa a lavoricchiare, a sistemare e nulla, tutto qua. Grazie per essere stati con me anche stavolta, mi raccomando seguitemi su Instagram per non perdere le mie peripezie e i contenuti praticamente tutti i santi giorni, perché posto ogni singolo giorno lì. Mettete mi piace se vi è piaciuto questo video e mi raccomando iscrivetevi, perché praticamente il più del 60% delle persone che guardano i miei video non sono iscritte, non costa nulla e mi fate veramente un grandissimo regalo. Io vi mando un bacio enorme, noi ci vediamo super presto con un nuovo video. Ciao! Inside, say to me, what's wrong?